Sai come dividere 17 cammelli in 3 persone? Te ne parlo in questo video. Ciao, sono Stefano Cera e sono formatore nella gestione delle controversie e la comunicazione efficace. Inoltre, da diversi anni sono anche mediatore e dal 2017 sono presidente della delegazione del Lazio di AIFA, Associazione Italiana Formatori. Allora, la situazione di cui vi parlo adesso è una situazione tipica che descrivo spesso nei miei corsi e che riporto spesso nei miei corsi, tanto da farla diventare anche l'occasione per una vera e propria esercitazione. Ed è anche una situazione che è stata descritta da William Ury in un suo video, un suo famoso video TED, che la situazione è questa. Molti anni fa un uomo lasciò in eredità ai suoi figli 17 cammelli. Era un appassionato di matematica, per cui al primo lasciò la metà dei suoi cammelli, al secondo lasciò un terzo dei suoi cammelli e al figlio più giovane, il terzo, lasciò un terzo dei cammelli. Tre figli e una negoziazione, ma 17 non si divide né per 2 né per 3, tantomeno non si divide per 9. In breve iniziano i figli a scaldarsi, diciamo anche ad arrabbiarsi tra di loro. Non voglio in più uno io però ho la metà, ma io ho un nono, come facciamo? E così via. Alla fine, disperati e senza una soluzione, decidono di affidare e di far trovare una soluzione a un'anziana saggia che sta lì passando tranquilla, tranquilla, molto, come posso dire, con molta calma affronta la situazione. Bene. A questo punto tu come divideresti questi 17 cammelli? Ripeto, 17 cammelli, uno deve avere la metà dei cammelli, uno deve ricevere un terzo dei cammelli e l'altro un nono. Metà, un terzo, un nono. Tu cosa faresti al posto dell'anziana saggia? Se fossi al posto dell'anziana saggia, qual è la soluzione che ti potrebbe venire in mente? Adesso andiamo a vedere la soluzione che l'anziana saggia ha proposto. Lei pensò molto a come risolvere la situazione e alla fine tornò dagli eredi e disse loro: io sinceramente non so come risolvere la situazione, ma se non altro vi potete tenere il mio cammello. A questo punto loro non ebbero più 17 cammelli, ma 18. Il primo figlio così prese 9 cammelli, il secondo figlio prese un terzo dei cammelli, cioè 6, e il terzo figlio prese un nono dei cammelli, cioè 2. 9 più 6 più 2, guarda caso fa 17. 17 in tutto, era rimasto un cammello che ritornò all'anziana saggia. In due parole, cosa descrive questa situazione? Beh, intanto che alle volte rivolgersi a una persona esterna, noi che siamo presi dal nostro conflitto, siamo nel pieno del tunnel emotivo, come lo chiamerebbe Daniel Goleman, è opportuno che possiamo, diciamo, avvalersi anche a un esterno ci dà la possibilità di una prospettiva diversa e quindi ci offre anche una soluzione. E poi perché spesso le soluzioni ai conflitti, anche quelli un pochino più gravosi, sta sempre in un'analisi, sta sempre nell'impegno a risolvere il problema, ma spesso anche sta nella soluzione creativa. Questa per me è l'essenza della creatività, ma questa è per me anche in qualche modo l'essenza della differenza della prospettiva e dell'applicazione della creatività nella negoziazione. Bene, se ti è piaciuto questo video ti ricordo di mettere il like e di mettere mi piace. Inoltre ti ricordo anche che possiamo interagire, per cui commenta e sarò ben lieto di rispondere ai tuoi commenti. Attiva anche la campanella per rimanere aggiornato su tutte le novità del mio canale e nella descrizione a questo video trovi anche il link per i due videocorsi che ho preparato e che trovi sulla piattaforma Udemy sulla negoziazione di videocorso base e videocorso avanzato. Al prossimo video!